Adesso preghiamo. Preghiamo per noi, perché il nostro cuore sia risanato. Preghiamo per ciascuno di noi, per il risanamento del cuore. Ci sono qui cuori malati, ci sono cuori feriti, ci sono cuori strapazzati, ci sono cuori smarriti, ci sono cuori spezzati, ci sono cuori infangati, ci sono cuori abitati, ci sono cuori traforati, ci sono cuori gementi. Sono tutte parole della Scrittura, le diverse condizioni del cuore. Chiediamo al Signore la guarigione del cuore. Soltanto Dio può guarire il cuore. Chiediamo a Maria, l'unico cuore puro, sempre puro e santo, di intercedere per noi, perché lo Spirito, guardando al cuore di nostra Madre, che è la sua abitazione, renda il nostro cuore simile al suo. Chiediamo soprattutto la guarigione dei cuori. Tutti abbiamo il cuore malato, il cuore ferito, il cuore inquinato. Abbiamo una condizione di cuore che ci deve preoccupare. Tutti dobbiamo accedere così al medico che cura i cuori, al cardioterapeuta che è Cristo, il quale con l'aiuto di Maria, la sua assistente, deve curare i nostri cuori. E chiediamo anche per i nostri fratelli, che si raccomandano le nostre preghiere, la guarigione, perché ogni malattia ferisce il cuore. Un cancro allo stomaco ferisce il cuore. Anche un'indisposizione può ferire il cuore, cioè tutte le malattie fisiche si ripercuotono nel cuore. Preghiamo il Signore perché oggi agisca tante guarigioni, guarigioni spirituali, guarigioni psicologiche e guarigioni fisiche. Vieni, o Signore Gesù, guarisci il nostro cuore, guarisci le nostre malattie. Tu sei il medico divino. Rendi il nostro cuore nuovo, simile al cuore di nostra Madre. Amen.